Ok, eccoci qua. Allora, cari amici di armi.com, cari amici dei social, YouTube, Instagram, Twitter, eccetera, oggi sono con un'attrice tra le più, secondo me, tra le più grandi dell'hard italiano che ci sono oggi, ma non solo attrice, che poi lei fa anche dei bei spettacoli e si chiama Lara De Santis. Ciao Lara. Ciao Alessio, ciao a te e a tutti i tuoi amici, insomma, sui social. Come stai? Come stai, anzitutto? Bene, bene, abbastanza bene. Dopo l'esperienza, insomma, non tanto bella del Covid, non lo so se lo sapete, ho avuto anche io, purtroppo, però insomma è andata abbastanza leggero, solo che insomma un po' di fatica, un po' di stanchezza, dopo c'è. Cioè, però Certo. mi rimane piano. Ti è rimasta addosso un po', magari un po' di stanchezza, un po' di... Un po' sì, cioè mi sento che non sono come prima, magari ritorno, speriamo, ma per adesso voglio di allenarmi proprio zero, quindi devo rimettermi un po' in forma anche. Quindi l'ultimissimo periodo, gli ultimi giorni, diciamo, te li prendi un po' per rimetterti in forma, però sei a riposo, diciamo, ecco. Sì, a riposo. Cioè, ho cominciato piano piano a fare qualche cosa in casa per vedere se riesco ad andare in palestra nei prossimi giorni, però ancora non sono pronta Diciamo per la l'anno palestra. è iniziato un po' così, insomma, via questo 2022, poteva iniziare meglio. Proprio i primi di gennaio, cioè appena arrivata il nuovo anno col Covid, boom, Ecco, meglio di così. insomma, purtroppo il periodo non è dei migliori in generale da questo punto di vista. Io ho voluto chiamare perché te in questi ultimi anni comunque sei sempre rimasta attiva, anche l'anno scorso, nell'ultimo periodo, hai fatto anche tante date, no? Hai avuto anche tante date a livello di spettacoli, di serate. Sì, è andata bene. Insomma, io poi per quanto riguarda gli spettacoli, li faccio, però non sono nata come showgirl, cioè negli spettacoli, quindi non, cioè, anche se sono meno, non è che piango, insomma, per me l'importante è lavorare nel mondo dell'art, insomma, fare qualche film ancora, speriamo. E poi vediamo, magari cambio anche la vita, non lo so. Ecco, questo discorso è un po' legato ai film hard. Te hai proseguito, hai lavorato con tante produzioni. Ultimamente nei film di Andy ti vedo sempre, insomma, ti vedo spesso. Hai fatto dei film con Andy, quindi c'è un po' un canale privilegiato con lui, nel senso che vi trovate bene comunque te con lui e lui con te, immagino, insomma, c'è un buon feeling. Ah, sì, ma io con Andy ci conosciamo, cioè, io ho cominciato con Andy per quanto riguarda il porno professionale, perché avevo già fatto, insomma, tanti film con la 100%, che insomma rimangono sempre anche nel mio cuore, però per quanto riguarda il hard professionale ho cominciato con Andy, quindi siamo rimasti sempre amici, facciamo sempre qualche cosa, insomma, qualche film, anche se per me, insomma, non è che è finita, però comunque mi sto avvicinando alla fine della carriera, quindi faccio un po' meno, diciamo, però insomma, ogni occasione è buona per vedere Andy e per fare qualcosa. Senti, ma questa parte finale, diciamo così, un po' della carriera, corrisponde comunque al fatto che magari ti impegnerai più in altre piattaforme, che ne so, tipo OnlyFans, quindi un qualcosa di più digitale e meno sul set? Ma sì, perché, vedi, oggigiorno, cioè ultimamente soprattutto funziona, non di più, ma funziona bene il mondo online, anche per quanto riguarda il porno. Perciò, OnlyFans, per esempio, durante la pandemia, durante il primo lockdown, se non ci fosse stato l'OnlyFans, eravamo tutti, no, ma tanti messi abbastanza maluccia. Perché cioè, uno dei più, secondo me, poi ci saranno anche altri, però uno dei più buoni siti per quanto riguarda l'art.
E non solo, perché funziona, cioè, diciamo la verità, OnlyFans funziona. Con me, cioè, per me è stato abbastanza buono, diciamo. E te c'è E ora inserito vediamo. di solito, come tutti diciamo fanno in generale, cose un pochettino più amatoriali, cose girate da, diciamo così, più in casa, scatti così, insomma, più intimi, cosette un po' video brevi, cose di questo tipo, insomma, no? Sì, perché si può, vedi, il bello di OnlyFans è che combini il lavoro, cioè il piacevole con il dilettevole, nel senso che io con mio marito facciamo delle cose che facciamo sempre, insomma, con piacere, le cose nostre a casa e accendiamo pure la telecamera. Ora il telefonino è anche più comodo e cioè, la gente così ha l'occasione, cioè, può vedere il nostro divertimento, non sul set che magari. Sul set ti diverti o non, cioè dipende, ma a casa uno come proprio com'è così e questa cosa già per me è una cosa buona. Quindi diciamo che ti diverte anche alla fine, no? Quindi c'è un po' sia il divertimento che il lavoro, poi tra l'altro in casa, quindi comunque è anche comodo. E quindi insomma questo qui potrebbe essere un metodo per rimanere un po' nel settore, però cambiando un po' piano piano le abitudini da attrice hard di produzione a autoproduzione, no? Diciamo da prodotti da sola in pratica. E poi non è detto che magari cambi idea, perché cambiare, insomma, non è che oggi dico dai, smetto, ma magari domani ci ripenso e faccio ancora 2 o 3 anni di film alla grande, per dire, no? No, non si sa mai, la vita ti riserva sempre delle cose che non potrai mai sapere cosa succederà. E beh, certo, sì, oggi poi bisogna sempre un pochettino avere vari piani, insomma, no, perché non si sa mai la situazione come mette. Però ecco, te principalmente ti sei formata in un periodo in cui hai fatto anche dei film importanti, insomma, hai girato con varie produzioni, quindi cose professionali, sei partita dall'amatoriale, poi ti sei fatta, insomma, diversi registi, con esperienza con diversi registi, per cui c'hai un pochettino, sei cresciuta un pochettino nel settore facendo un po' varie cose, quindi dall'hard un pochettino più soft fino all'hard un po' più estremo, diciamo, no? Ti è rimasto qualcosa anche a livello di preferenza? Un pochettino più sul versante, sai, hard più estremo che va ora un po', che si vede in giro, legato un po' allo stile di legal porno, oppure ti piace sempre un qualcosa di un pochettino più tranquillo, tra virgolette? No, vabbè, io allora a me l'ho sempre detto, nella mia vita privata mi piace il sesso normale, insomma, non sono noiosa, per carità, normale, ma verso, cioè, provare un po' di tutto. Però il genere del legal porno per me è stata una sfida all'inizio e poi scatta un qualcosa, non lo so se solo in me o in altre persone anche, quando riesci a fare una cosa, anche nel sesso, no? Vuoi spingerti un po' oltre, cioè non ti basta più, come se per dire sarò capace anche a fare quest'altra cosa, anche, e soprattutto te lo sai come sono le scene del legal. Si usa quella specifica parte che la puoi allenare finché ti pare, insomma, cioè puoi allenarti, insomma, bene. Ed è una cosa che, insomma, a me mi dà sempre soddisfazione quando riesco a fare le cose che non riuscivo a farle prima, insomma. E su questa cosa mi piace il genere dell'era. Però per il mio piacere, per il mio proprio piacere a casa, tranquilla, non è che faccio queste cose. Cioè, Certo, quindi insomma mi quella è piace. stata una sfida professionale, diciamo, no? Cioè privata Sì, per te, ma anche poi professionale per riuscire a vedere se appunto il limite si sarebbe spinto oltre e te saresti stata capace di fare un qualcosa di più, qualcosa che però ti piaceva, nel senso l'idea, la fantasia ti stimolava, insomma, ecco. Subentra anche quell'eccitazione mentale che poi diventa anche fisico, però cioè, l'eccitazione mentale che ho fatto quella cosa con diverse persone, insomma, è la mente strana, Eh no, certo, immagino. soprattutto delle donne.
La testa, insomma, è logico che va sempre di pari passo col corpo, insomma, quindi parte tutto da qua. E comunque ad oggi quella è stata l'esperienza, diciamo, più estrema che hai fatto, e la ripeteresti, la rifaresti, sei disposta a rifarla? Sì, quelle cose, cioè, come ti dicevo, non è che li faccio nella mia vita privata sempre, però mi piace farle sul set, quindi non vedo l'ora di rifare qualcosa. Anche perché magari poi, che ne so, sono anche stimolanti nel privato, anche se uno nel privato rimane su una sessualità più tranquilla, diciamo più basica, più regolare, però il fatto di fare qualcosa sul set di un pochino più originale, più bizzarro, magari ti lascia quell'idea di provarlo poi a casa col partner, no? Sempre, diciamo, non proprio a quei livelli, però insomma, qualcosa di un po' più. Anche perché come il fisico lo devi tenere allenato, perciò l'allenamento deve essere costante, perché se smetti poi ritorni a come eri prima, quindi diventa più faticoso a fare certe cose. E quindi mi devo tenere allenato. Te comunque, ecco, sei, nonostante che magari appunto fisicamente e anche mentalmente sei preparata per quel tipo di scene, una volta che sei arrivata in Italia, ti sei sistemata in Italia e non hai mai pensato di andare magari, di tornare all'estero in prossimità di produzioni come quella per averle più a portata di mano e quindi lavorare di più, insomma, con loro. Sei rimasta qua, insomma, sei rimasta in Italia. Nonostante il mercato qui non sia più quello di una volta, insomma. Sì, ma guarda che io, a parte che ho avuto diverse proposte per andare anche in America, e mi piacerebbe molto andare in America. Purtroppo io sono ancora cittadina rumena, cioè non ho preso la cittadinanza italiana, quindi diventerebbe un po' più complicato per me andare in America. Sinceramente sono abbastanza, sai, mi va bene così, non cerco, sì, magari se fosse stata un po' più giovane, adesso magari avrei voluto fare cose un po' più per diventare più famosa, per fare più carriera, ma ormai mi va bene così, quello che è stato, quello che sarà si vedrà e via. Anche perché comunque te hai avuto e hai tuttora, insomma, tantissima gente che ti segue e ti segue anche poi nelle dirette che hai fatto anche per il sito di Valeria Curtis, no? E Live Sofia. Ce ne sono state diverse, te sei una di quelle più, diciamo, costanti, no? Perché di settimana in settimana, almeno una volta, le fai quasi sempre. E il discorso della diretta e della cam, invece, come ti sei trovata a farlo? Cioè, ti piace o, insomma, il discorso preferisci il reale, diciamo così? No, mi piace. Certo, non è come fare, cioè, come avere contatto con le persone, per esempio sul set è un altro discorso. Però mi piace perché mi eccita l'idea che tante persone mi guardano e si eccitano mentre io faccio tante volte cose abbastanza soft, insomma, non chissà che cosa. Però, insomma, è carina come idea, mi piace. E comunque una volta al mese, cioè non proprio tutte le settimane, quindi può essere anche una cosa che magari aspetti a fare quella cosa lì una volta al mese. Ci sta, insomma, ecco. Non sei Sì, diventata sì, sì. mai una cam girl diciamo nel quotidiano, nemmeno nel periodo della pandemia, cioè facendo dirette tutti i giorni, diciamo, in maniera proprio sistematica. No, allora faccio tuttora qualche cam e qualche video personalizzato, ma mi prendo per esempio un giorno o 2 giorni a settimana e faccio un po' di più, ma non mi piace stare cioè, tutti i giorni a fare quello, perché sai, io ho tante altre cose da fare, insomma, poi adesso ho anche la furettina, ho preso la furettina piccolina e lì sto sempre dietro, insomma, mi sento un po' una mamma. Sì, Ecco.
un aspetto interessante, no? Perché anche quando ci siamo risentiti in passato mi avevi detto che insomma c'avevi una grande passione un po' per gli animali, per la campagna, per tutto questo discorso qua, se non erro, no? Allora, questo come lo vedi te, questa dimensione qua, una dimensione futura tua al 100% oppure un qualcosa che anche ora insomma mandi avanti un po' in parallelo con l'attività ancora di attrice hard finché ti fa... Finché ti farà voglia di proseguirla, insomma. Sì, no, per adesso, cioè, faccio questo, faccio quello che so fare meglio, insomma, con cui sono abituata da un po' di anni. Vabbè, film, anche qualche servizio fotografico, insomma, questo è il mio mondo per adesso. Ovvio che avere una fattoria o un qualcosa, insomma, nella natura è sempre stato un mio sogno. Però, insomma, non è neanche facile, facile da realizzarlo, perché non mi accontento di una fattoria, cioè qualcosa di piccolo, vorrei qualcosa di grande, qualcosa di, sai, di bello e magari in un posto bello dove, però, insomma, forse rimarrà sempre un sogno, chi lo sa. Però comunque se diciamo c'è la predisposizione, la dimensione tua sicuramente, se ho capito bene, è quella più della fattoria piuttosto che quella della metropoli, insomma, della città. Sì, allora il mio sogno sarebbe di avere qualcosa in campagna, una casa in campagna bella con animali e tutto, però abbastanza vicino dalla città. Voglio essere anche comoda, nel senso che quando hai bisogno della città, dei centri commerciali, insomma, non voglio che mi manchi niente. Beh, certo. Allora, quando sarò vecchia, perché per adesso mi godo questa. Per ora non... Ancora posso fare. Il fatto dell'età per te è un discorso comunque abbastanza secondario perché te sei ormai, ci sei, diciamo, sei una delle più delle pornostar che lavorano in Italia. Che sono sempre state seguite, nonostante che negli anni siano venute fuori poi tanti nomi diversi, no? Anche tante ragazze nuove, insomma, negli ultimi 2-3 anni. Però, insomma, Lara De Santis e pochissime altre sono quelle che hanno avuto sempre un seguito forte, sia quando c'erano i DVD, quindi quando c'era un tipo di film, quando poi invece sono stati fatti i video e la distribuzione via internet. Te ne sei accorta di questa cosa? Cioè che comunque c'è tantissima gente sempre che ti segue, e, insomma, anche a livello social, vedi sempre c'è una grande attenzione per te. Questo mi fa piacere. No, ho notato sì che sono sempre seguita, lo so che sono seguita, che sono abbastanza amata delle persone perché non solo per quello che ho fatto, ma soprattutto tanti mi dicono per il mio carattere che è questo, cioè non se non sono cambiata fino adesso, vedrai, non cambierò mai più. Forse è questo che ama la gente di me, più del corpo, insomma, delle cose che faccio, ma il carattere, questo mio essere timida ancora dopo tanti anni, insomma, avere sempre, sai, devo essere sicura che non importunisco a nessuno e che non dico delle parole sbagliate per nessuna persona. Quindi forse è questo, non lo so. Però comunque a me mi fa tanto piacere che la gente mi segua ancora dopo tutti questi anni e devo dire che ho dei fans, dei amici che mi seguono proprio dall'inizio e sono passati 11-12 anni da quando faccio questo, quindi fedelissimi. Certo, insomma, sono passati tanti anni, però appunto la cosa che secondo te, ecco, tiene sempre alta l'attenzione nei tuoi confronti è sicuramente, insomma, il fatto che ti sei mantenuta alla grande, sia fisicamente, sia nel modo, diciamo, delle performance, quindi delle scene. E poi ti dici anche il discorso proprio caratteriale, quindi molto, molto garbato, perché comunque alla fine conta anche quello, non conta solo l'aspetto fisico alla fine, no? Nella pornostar, diciamo. Anzi, perché il fisico conta, certo, conta nel porno,
in questo ambiente conta e come, però un corpo, un fisico ben fatto, un viso bello, senza un bel carattere, può piacere, ma dopo, insomma, sì, insomma, sai che voglio dire, non sempre il carattere fa tutto, secondo me, perché anche nella vita normale, se una persona non è tanto bella, ma ha un carattere bello, è una bella persona, non ti rendi neanche conto quanto sia bella o meno, perché vedi, cioè, è vero che la bellezza viene soprattutto da dentro. Quindi insomma anche in questo caso rimane comunque il fatto che magari una ragazza ti colpisce subito perché magari vedi una bella scena, vedi un bel film, vedi lei, però per far sì che la cosa vada avanti, che ci sia un seguito, interviene anche il discorso caratteriale, quello che la donna ha da offrire a livello anche proprio, diciamo, personale, insomma, ecco, a livello di confidenza, di empatia, di tutte queste cose qua, insomma. E quindi nel tuo caso sicuramente è stato importante anche questo, perché se no, con tutto il cambiamento che c'è stato delle tecnologie, il fatto che anche ancora oggi Lara De Santis sia sempre, quando esce qualcosa di tuo, diciamo c'è sempre attenzione, le immagini, le foto, calendari, siano film, eccetera. Quindi sembra che è cominciato ora, insomma, no? L'attenzione è un po' la stessa, diciamo. Magari ho già 12 anni, credo di sì, 12 anni di carriera, quindi io spero, insomma, mi auguro che continuerò ancora qualche anno, però insomma, data questa, vedi, ora nel porno, nel mondo dell'arte, non è più. Conta tantissimo la novità, cioè. Non ci so più personaggi di una volta, cioè qualcuno sì, esce, vabbè, in Italia pure ci sono personaggi importantissimi, però ci sono tante, tante novità e sempre saranno, più novità ci sono, meglio è per il pubblico, insomma. E te dici che magari ecco, ci sono più novità, però poi la durata media di attenzione per queste ragazze è minore rispetto a quella che avevate voi e avete voi che venite da un pochettino più lontano, insomma, no? Sì. Però qualche personaggio comunque c'è anche oggi. Sì, no, senz'altro, ecco, però magari alla fine. Voi avete avuto modo di fare diverse cose, diversi tipi di film, diversi tipi di diciamo diverse produzioni. Quindi, insomma, vi siete costruiti un po' dei personaggi e il personaggio poi magari va avanti anche un po' da sé. Quindi va avanti con più diciamo, diventa più facile a trovarsi anno dopo anno rispetto a una ragazza che comincia oggi e che fa un solo tipo di scene perché lavora solo in quel modo. Per cui voi avete avuto modo magari di crearvi anche un po' un personaggio che è rimasto un po' nella mente della gente e magari la gente è andata avanti nella propria vita guardando ogni tanto i film che facevi te, insomma, no? Chi è appassionato un po' del settore, quindi se l'hai accompagnato un po' di anno in anno, insomma, diciamo, e anche questa è una soddisfazione, penso, per una che fa comunque un mestiere nel settore erotico, no? Sì, la soddisfazione è grande. E comunque, insomma, sai, dopo tanti anni di porno, di qualsiasi cosa, di una carriera, quello che sia, quando vedi che ancora stai in piedi, che ancora, insomma, è una grande soddisfazione. Cioè, non lo so dopo, quando sai, dopo il porno, che vita sarà, come sarà per me, come sono fatta io. Va bene qualsiasi, cioè nel senso, non è che starò lì come tante persone che quando finisce la carriera magari entrano in depressione perché gli manca il set, perché gli mancano gli spettacoli. Io no, non credo almeno perché durante la pandemia, quando ci siamo stati fermi, no, con gli spettacoli e tutto,
No, questo non è un bene, non è un male, insomma, nel senso che tante mie colleghe sentivo, ah, mi mancano gli spettacoli, mi mancano i locali, e un pochino, cioè volevo essere anche io così, ma a me no, purtroppo mi dispiace, ma non mi manca, cioè non mi manca perché non sono, come ti dicevo prima, non sono nata come ballerina. Perciò non è una cosa, mi piace ballare, ballicchio, ma non è che mi piace proprio stare davanti, in centro dell'attenzione sul palco mentre ballo. Quando entro insomma, nel porno, allora sì, mi sciolgo e va tutto bene. Però la parte del ballo, del spogliarello, insomma, sono sincera, sono sempre stata, non è nel mio, insomma, Sì, non sono nata così. non c'è mai, Faccio altro. non l'ha mai, fa, non l'ha mai considerata l'attività principale, insomma. Però se insomma cominci a farti un po' queste domande sul come sarà il dopo, te ecco dopo pensi sempre ecco che nel momento in cui tu smettessi un po', magari ti potessi prendere un periodo di stop dall'hard. Però appunto non ne soffriresti a livello di mancanza del girare un film hard, insomma, almeno così in teoria te pensi di non, che non sentiresti poi tutta questa mancanza, anche se ti piace, insomma, è chiaro. Infatti, no, mancanza non lo so, ma sicuramente non entrerò in depressione, non cercherò di adattarmi alla nuova vita. E quando mi manca, basta accendere la telecamera, e qualcosa mi invento. Sul set, certo, mi manca pure adesso, anche durante la pandemia, sul set mi piace stare, su certi set, proprio quando, sai, quando si fanno quei set grandi, insomma, è proprio, sai, è bello, e qualche volta mi manca, però se finisce, non è che. Beh, cioè, ci penserò magari con melancolia, mi ricorderò le cose belle, però basta, un capitolo della vita che si chiude e si cambia. Sì, perché magari tante persone ragionano nel senso che gli manca più che il fatto del set o magari il fatto del locale, gli mancherebbe proprio l'attenzione, quell'attenzione della gente, no? L'essere magari riconosciuta, l'essere cercata, un pochettino quell'effetto tipo da divo cinematografico, no? Forse è quell'attenzione lì che nel momento in cui vedi che non sei più al centro, non ti cercano più, piano piano magari non c'è più quella tot di messaggi, eccetera, la persona piano piano sente che il tempo va avanti, però inevitabilmente non ha, forse non ha nessun altro modo per colmare quel vuoto lì, e per quello viene fuori un po' anche la depressione, no? In questo caso. Più che altro mi spaventa il passare degli anni, nel senso che ora va bene, ho 43 anni, mi posso mantenere ancora in forma, però comunque vedo dei cambiamenti sul mio corpo, sul mio viso. E questa cosa, per quanto io, cioè, per quanto io cerchi di non pensarci troppo, magari accettare l'età, perché che alternativa c'è? Nel senso, no, tutti arriviamo. Cioè, più o meno tutti arriviamo alla vecchiaia, però un pochino mi spaventa passare degli anni, perché a 50, a 60, vabbè, a 50 una donna può essere ancora bella, bella figa, però comunque, insomma, si vede, l'età si vede adesso a 43 anni, figuriamoci a 50, 60. Te il rapporto che hai col tuo corpo oggi com'è rispetto a una volta? Ti senti sempre in armonia con te stessa oppure==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 
detto, ma c'è un qualcosa che magari dici, va, vedi un no, po'. No, no, mi sento in armonia, mi sento bene perché mi rendo conto che per la mia età vado bene. Però qualche cambiamento lo vedo, l'ho visto, insomma, anche riguarda, io non ho mai avuto la cellulite, ma manco un filino, cioè per vedere un po' di cellulite dovevi, non lo so, cercarlo con l'ingrandimento. Invece adesso un pochino c'è, e quella maledetta, perché quando si mette non la levi più, cioè,
è un casino. E quella mi dà un po' noia, non mi piace tanto quando la vedo. Cerco sempre di fare qualche massaggino, qualche cosa, ma. E certo, anche le forme non sono proprio quelle di 10 anni fa, quando sono stata al massimo della mia forma fisica. Però, insomma, devo accettare purtroppo perché per la mia età mi rendo conto che sto bene e potrei stare ancora meglio se mi allenassi. Bene, stai sicuramente bene. Il fatto della palestra, quindi dell'allenamento, è un qualcosa che volente o nolente comunque prosegue anche oggi, che comunque magari i ritmi sono diversi da quelli di una volta, insomma, quindi lo mandi ancora avanti in maniera convinta, o forse o ti pesa un po', insomma, questo dove sempre stai in forma, l'esercizio quotidiano, eccetera. No, non mi pesa perché comunque è un mio stile di vita. Ho sempre fatto sport e mi piace, mi rilassa. Ovvio che quando ci sono quelle giornate, no, che non ti va proprio di allenarti perché ora dopo il Covid, insomma, sono un po' più stanca del solito, però mi riprendo e quando mi riprendo vado alla grande. No, a me piace fare sport e non mi pesa assolutamente. Mi dispiace solo quando non ho tempo, quando devo fare altre cose, mi rimane poco tempo per questa cosa. Anche perché sei una donna che preferisce la montagna al mare, se ho capito bene, o no? Sì, per abitare sì, sicuramente, però siccome il mare io non lo vedo tanto, tanto spesso, insomma, anche se è abbastanza vicino da dove sto io, non ci vado molto spesso. Perché ho sempre da fare, insomma, sono sempre in apparata. Sai, quando vedi qualcosa di meno, hai la sensazione che ti piace di più. Quindi, però, non è mare, montagna, va bene, dipende dal clima, insomma, a me piace né troppo freddo né troppo caldo, una via di mezzo. Temperato, insomma, no? E senti, voi e te in particolare, ecco, che venite da un periodo in cui poi avete e abbiamo, perché anche io voi, assistito un po' alla nascita dei social, e quindi il cambiamento col rapporto dei fan è stato completamente diverso da quello che c'era una volta, no? Ecco, te riguardo al discorso social e internet in generale, che rapporto hai? È un universo che magari ti interessa tutti i giorni, oppure insomma non è che poi sei una grande appassionata di tecnologia? Appassionata non proprio, però insomma, cioè, nel senso che non mi intendo di sistemare computer, applicazioni, cose, insomma, no. Però so sempre con il telefono in mano e rispondo sempre ai messaggi privati, email, tutto quello che, insomma, perché tanti mi chiedono, ma rispondi te personalmente? Eh sì, rispondo io e a volte faccio fatica, però mi piace avere questo contatto con i miei fan. Quindi rispondo a più che posso, ovvio, non sempre riesco a tutti, però ci provo. Per il mio compleanno, il 1° di ottobre, sono stata dalla mattina fino alla sera solo a rispondere ai messaggi, non ho fatto altro. Cioè, e volevo vedere se riesco a rispondere a tutti quanti. Ovvio che non ce l'ho fatta, però almeno su Facebook, in bacheca, tutti, quasi tutti gli ho risposto, gli ho mandato, insomma, qualcosa. Ciao. Certo, quindi insomma, questo anche perché poi appunto con ritorno un po' diciamo, a questo tipo di siti di cui si parlava prima, quindi il sito di come OnlyFans, eccetera, in un modo o in un altro la tecnologia riguarda anche sia l'attrice più giovane, sia l'attrice, diciamo, che è cresciuta senza quella tecnologia, che però ora magari ha il suo spazio e se lo manda avanti con le foto, con i video fatti in casa. Quindi, in un modo o in un altro, alla fine il computer e soprattutto il telefono. Uno ce l'ha sempre a portata di mano anche per lavoro, insomma, no? Eh sì. Ormai senza tecnologia oggigiorno non si fa niente. Siamo un po' costretti, anche se non siamo come me, non sono una di quelle
capisce tutto, insomma, però mi devo adeguare, devo chiedere se non so qualcosa, imparare sempre, ma comunque mi adeguo. Sì, anche perché poi insomma te hai anche il tuo sito personale, quindi insomma anche quello poi viene di volta in volta aggiornato, quindi insomma ci sono tante cose insomma, no, che... Faccio io, stai tranquillo, ho sia un webmaster, sia mio marito che si occupano, ma io non, cioè io metto, riesco soltanto magari a mettere foto, sono lì fan su dappertutto, rispondo ai messaggi, però quella parte del sito, insomma, da sistemare tutto lascio fare loro perché... di loro competenza, insomma. Sì. E, senti, dunque, si diceva anche poi il discorso dei servizi fotografici. Io ho visto tanti servizi fotografici tuoi, insomma, più o meno recenti, molto belli, perché te sei sicuramente molto fotogenica, anzitutto, e poi anche le location, insomma, tutte delle belle cose. Il discorso dell'erotismo in fotografia ti interessa e ti appassiona come l'hard, diciamo, secondo me, no? Mi sembra che ti piaccia. Sì, a me mi è sempre piaciuto da quando ero giovanissima, proprio dai tempi del liceo, mi piaceva fare le foto e anche se non avevo, cioè non avevo neanche idea di cosa fosse il porno, però avevo questo desiderio, no, di esprimere nelle foto magari con l'espressione erotica o sai, un po' sensuale, mi piaceva questa, mi piaceva pure il mio viso guardandomi nello specchio, mi piaceva come che espressioni facevano. E quindi ho visto poi che nelle foto rendevano e io mi sentivo sexy, insomma, mi piaceva. Cioè, cerco sempre di tirar fuori la mia sensualità anche nelle foto. Ecco, lì è un qualcosa che a tuttora il tuo fisico si presta alla grande per un photoset erotico, glamour, soft e dir si voglia. Quindi è un qualcosa che stiamo andando avanti. È uscito il calendario 2022, ha fatto qualcosa in questo senso? Sì, ho fatto un calendario con Max Ensol, un fotografo di Perugia, che è un mio amico da tanti, tantissimi anni. Abbiamo fatto questo calendario e per fortuna, ancora le foto, va bene che ha sistemato pochissimo, però comunque ecco perché mi veniva anche in mente questa cosa. Il modeling lo potrei fare anche tanti anni da adesso in poi, perché comunque c'ho un po' di Photoshop, un po' di cose. Vado alla grande, insomma, non c'è bisogno, però ancora, chi lo sa, tra qualche anno. Bene. Però comunque sì, le foto possono venire bene. È sempre un settore in cui una donna manifesta un po' molta femminilità, insomma, magari, quindi se ha femminilità, una carica, diciamo, un sex appeal, eccetera, si esprime bene anche attraverso le foto, anche da 10 anni fa a oggi e magari anche fra 10 anni, perché comunque se una cosa ce l'hai addosso ti resta, al di là degli inevitabili cambiamenti che uno fa fisicamente, insomma, ecco, quello sì. Perché nelle foto cosa che importa più di tutto è l'espressione. Se uno ha l'espressione e anche il comportamento, cioè le pose, insomma, che una prende, però l'espressione è la cosa più importante. Quindi se una riesce ad avere espressioni giuste per queste cose, allora un pochettino di sistemazione della foto, un po' di Photoshop, poco a poco e via. Va bene Per così. le foto non usi tanti filtri nel telefono, non c'hai tanti filtri, no, per le tue foto, mi sembrano naturali. Naturale, un pochettino, poco poco, e poi quando che ne so, quando non sono truccata per niente, perché io senza trucco davvero sono so inguardabile, cioè inguardabile sì, per la telecamera intendo, perché sono troppo bianca, insomma, troppo bionda, ma dal vivo no, dal vivo mi piacciono senza trucco, a casa, insomma, non uscire fuori, però a casa mi piacciono.
anzi, forse sembro ancora anche un po' più giovane, però insomma, davanti alla telecamera o nelle foto veramente non posso, non mi sento neanche a mio agio farmi vedere in telecamera senza trucco per niente. Giusto un filino, un po' di mascara, un po' di qualcosa in viso. Però qualche volta si usa i filtri, ma quelli insomma abbastanza leggeri, non mi piace andare pesante, perché poi dopo ti vedono dal vivo e che insomma La differenza. già è così, perché dal vivo sono, cioè dal vivo sono bassa, cioè sono media bassa, diciamo, 1,64, 65, così. Però nelle foto e nei video sembro molto molto più alta. Quindi quando vado nei locali o la gente mi vede per la prima volta, rimangono un po' così. Ah, ma sembravi più alta. E che devo fare? Cioè, non è che faccio chissà che cosa, è un video. E siccome sono abbastanza magra, forse anche quello conta, perché quando uno è magro sembra più, insomma, più snello, più... Slanciato. Molto. Senti, ultimamente ho visto che hai mi ha parlato molto bene di te anche un'altra attrice con cui hai fatto poi anche il film di Natale di Andy, che è Julia Diamond, no? Vi siete trovate bene, diciamo, l'una con Noi l'altra. siamo amiche, ci conosciamo veramente, non so, un annetto, sarà un anno, ma sì, qualcosa del genere, non tantissimo, però ci siamo trovate subito benissimo e abbiamo il carattere simile, insomma, è per quello che ci siamo veramente trovate veramente bene dall'inizio. All'inizio su Facebook ci siamo conosciute così, su Instagram, scusami. E poi da lì ci siamo viste di persona, abbiamo visto che c'è questo feeling tra di noi e abbiamo fatto pure questo, non vedevamo l'ora di fare qualcosa insieme e l'abbiamo fatto. E questo magari anche in futuro poi farete altre cose o qualche collaborazione, magari anche a livello di OnlyFans, no? Potrebbe nascere qualcosa. Sì, ma abbiamo già parlato e sicuramente faremo. L'unica cosa che io sto in provincia di Siena, lei a Roma, insomma, sono 2 ore qualcosa di macchina, non lontanissime, però lei con i suoi impegni, io con i miei è un po' difficile da mettersi, però presto ci vediamo e sicuramente faremo qualcosa. Ecco, perché insomma la bionda e la mora, qui proprio siete fisicamente, diciamo, vi completate, no? Perché insomma fisicamente siete molto procaci tutte e due, però lei è mediterranea e te sei più nordica, no? Diciamo di pelle e poi anche di capelli, insomma, molto più chiara. Quindi, Combinazione perfetta. insomma. Perché hanno fatto le veride una bionda e una mora, di solito, già all'inizio, quando sono partita, era una bionda e una mora, perché la combinazione... Giusto, giusto che va a soddisfare tutti, diciamo, no? Senti, in generale, questo oggi come oggi c'è anche chi ti segue dall'estero, o la maggioranza, diciamo, la parte forte dei tuoi fan è sempre comunque italiana, o anche da fuori, insomma, Europa, America. Arrivando tantissimi. All'inizio i rumeni, insomma, non mi conoscevano tanto. Adesso anche dalla Romania mi arrivano un sacco di, insomma, di messaggi. E poi, vabbè, americani, e un po' da tutto il mondo. Ovvio che predominano gli italiani perché vivo qua e mi conoscono di più, però comunque anche da altre parti del mondo. Certo, sì, poi il nome è italiano, quindi insomma per forza di cose sei collocata qua. Chissà che insomma prima che tu magari decida comunque di dedicarti magari più al discorso digitale o comunque a un fatto, diciamo, in una situazione in cui magari farai meno hard, ci sta questa cosa americana, cioè che tu la riesca andare insomma e magari fa qualche cosa. Quella è... Guarda che è sempre stato un mio sogno andare in America, mi piacerebbe tantissimo andare lì, anche a vedere, a visitare tutto. E poi la lingua, a me, cioè, io sono sempre attratta, sono sempre stata attratta dall'inglese, proprio con l'accento americano.
adoravo da piccola, perciò per me andare in America sarebbe veramente un sogno. Solo che è un po', non è tanto facile in questo momento per me. Magari più in là, vediamo. Oppure degli amici, abbiamo degli amici che ci invitano lì, dicono sempre, dai, venite, vi ospitiamo noi, tutto. Però è difficile poi lasciare il lavoro, che c'è sempre qualche cosa da fare qui in Italia, andare così lontano poi, perché è lontano, cavolo. Spero magari che tu prima magari della conclusione della carriera riuscissi a fare un qualcosa, diciamo, con una produzione americana che ti valorizzasse nel modo in cui magari vengono valorizzate anche le modelle là, quindi per vedere un po' com'è la Lara De Santis sotto a una produzione americana, per togliersi questa soddisfazione anche per te, credo che sarebbe una bella soddisfazione. Io ho fatto un po' di scene per la Private, per la Evil Angel, però ho girato in Italia e in Ungheria. Insomma, però per loro, per Private, ovvio che sarebbe molto meglio andare là e fare proprio sul loro set, insomma, però vediamo, magari chi lo sa, perché come MILF americana potrei andare benissimo. Assolutamente, sì. Direi proprio che non ti manca niente, anzi, insomma, proprio per quello saresti anche un physique du role giusto, viso giusto, e quindi secondo me. Qualcosa, perché loro, le MILF americane, sono un po' più formose, c'è anche la parte. Cioè, sì. A me mi manca quella. Vabbè. Cioè. Ci potresti stare comunque, insomma, al di là di quello. Hai toccato proprio un argomento finale, il discorso del ritocchino della chirurgia, come lo vedi e come l'hai visto nella tua carriera? Io mi sono rifatta il seno anche prima di fare art, perché comunque avevo bisogno, io ho sempre avuto seno grande, all'improvviso mi sono trovata senza, cioè era sparito perché avevo dimagrito tantissimo, avevo due opzioni, o fare il lifting, che poi rimanevano tutte quelle cicatrici brutte, insomma, sul corpo, o riempirlo come era prima, e ho scelto di farlo anche un po' di più di prima. Cioè, nel senso, ho esagerato un po', ma va bene così. Ho rifatto il naso perché comunque era una cosa che volevo fare da piccola, perché ho avuto il naso, insomma, avevo pure il complesso del naso, era bruttino da piccola. Poi ho rifatto, insomma, un intervento che non è andato bene e alla fine sono riuscita ad averlo come adesso, e che mi piace tantissimo, ovvio che si vede che di fatto, ma non mi dispiace, nel senso che io sono d'accordo con la chirurgia, ognuno può fare quello che gli pare, nel senso che se una vuole rifarsi tutta e esagerare pure, sono cavoli suoi, però su di me mi piace migliorarmi, cioè migliorare un po' le cose che ho senza esagerare. Ora vedi anche le labbra, io le labbra me le tocco una volta all'anno, se anche chi lo sa quando, perché ce l'ho già le mie così e metto soltanto due gocce per riempirle un po' di più. Uno certo se mi vede dice, ah, ma anche le labbra sono rifatte. Sì, ma di poco, perché se te mi vedi senza, il mio viso è così. Cioè, a parte il naso che l'ho rifatto, il seno che lo dovevo rifare, ma non ho mai esagerato con la chirurgia e non esagererò mai. No. Rifaccio quello che, insomma, che devo per forza, per mio lavoro. Se io mi ritrovo poi senza di dietro come lo avevo anni fa, per forza devo riempirlo con qualcosa, se la palestra non mi aiuta più. Nel senso, però cerco sempre di non esagerare. Sì, sempre diciamo in maniera proporzionata a quello che è il tuo fisico naturale e quindi diciamo in questa maniera non lo esalta ancora di più, esalta quello che già c'è, diciamo, no? Non c'è niente di fuori posto, anche intervenendo chirurgicamente, quindi resti sempre una figura gradevole proprio perché è un intervento
proporzionato, come hai detto te, insomma, ecco. Quindi, allora, Lara, io ti ringrazio intanto per la disponibilità, per la simpatia, perché mi ha fatto molto piacere aver modo di parlare con te, e poi sei una persona che parli molto bene italiano, certe volte più degli italiani, quindi, insomma, o di qualche italiano. Dipende tantissimo anche con chi lo parlo, perché tante volte ci sono quelle persone che magari ti mettono un po' di ansia, un po' di qualcosa addosso, che non riesci poi più a esprimerti come vorresti. Però te mi hai messo a mio agio, quindi grazie dell'intervista. Mi fa piacere, grazie a te. Per ora, intanto, visto l'inizio dell'anno che è stato un po', insomma, un po' brutto, ti spero che sia invece altrettanto bello, ancora più bello, insomma, questo 2022. Quindi di vederti ancora poi in qualche film, in qualche set, appunto, cinematografico, comunque set, comunque video di scena, e quindi che la tua carriera prosegua ancora per tutto quest'anno, sempre con la stessa, diciamo, forza con cui per ora non ha mai dato cenni di cedimento, e quindi, insomma, anche per il 2022 andiamo avanti. Poi dopo si vedrà, insomma, no? Anche perché non sempre quello che finisce male, cioè che inizia male, finisce pure male, come si dice, no? L'anno se finisce. No, non è vero. A me sempre, se comincia male, finisce bene. Se, cioè, non è detto poi. Ecco. Dipende sempre dal karma che ti tieni addosso. Quindi io Punto. sono sempre positiva, no? Posso più dire. Non sono più positiva, però penso positiva. Penso positivo, mettiamola così, perché anche ora di positivo diventa una cosa che uno ci deve fare caso, perché uno sbianca poi, no? Quindi, insomma, da quel punto di vista, ecco, diciamo che la cosa è stata superata bene, e quella è la faccenda più importante. Da qui in poi, diciamo che sia una discesa, nel senso che sia un percorso facile, insomma. E a presto, sicuramente, ci si ritroverà, ci si riscriverà, o comunque social, video, eccetera, quanto prima farà piacere. D'accordo? Bene, grazie mille, è stato un piacere rivederti e fare due chiacchiere con te, e salutiamo tutti i tuoi amici follower. Ciao per ora, Lara, e buona serata. Ciao, grazie, ciao anche a te.